To daddy. Ah, buongiorno. Che bella. Gremlins. To daddy. Gremlins. To daddy. Allora, anche se non si direbbe, sono già uscito fuori a fare la cacca, a fare un po' di esercizio fisico. Però mi sono ributtato nel letto. Allora, andiamo a mettere su un bel caffè. Guarda, hai dormito bene. Patata. Vieni qua dal papà. Patata. Ciao. Sta diventando scemo. Aspetta, ma è un déjà vu questo. Ciao patatina. Ciao patatina. Ciao patatina. Ciao patatina. Oh sì, bacini. Che bella, che è un bel cagnolino. Che è un bel cagnolino. You jump again. Dai, go. Jump. Ok, caffè. You're two lovers on the bed. Allora, no, faccio vedere la sbatta che facciamo ogni mattina qua per farci il letto e disfarlo. Tu fai il letto. Cuscini. Poi copertoni. Lenzuolo. Poi abbiamo ste coperte che mettiamo per fare un po' di spessore, come se fosse un secondo materasso. Dai, zoom un po' di più sulla mia faccia, dai. Sono dei ganci per tenere su il basculante. Ok, fatto. Poi alziamo i sedili. Montiamo il divano. E voilà. Cool. Poi gli ultimi rivestimenti. Questa l'abbiamo regalata a Bailey. Questa di solito la scrolliamo sempre di mattina, in modo da togliere la polvere. Questa è tutta la roba del cane. Qui potremmo fare un video inerente solo ai suoi giocattoli. Andiamo a far caffè, va? Qua dov'è? Questo è il mio ripiano caffè.
Questa è la nostra routine di ogni giorno. Ok, caffè e scopa. Cantiere. Beh, chiuderà con una mano non è la cosa più semplice. Il rubinetto del gas aperto. Poi un accendino. Se lo trovo. Ecco qua. Buono. Allora, precisiamo anche che abbiamo due stili di colazione diverse. Di recente vado di biscotti integrali, mentre Valeria va avanti a pane e finta Nutella, che teniamo al sole perché di sera fa abbastanza fresco e quindi si solidifica. Poi montiamo il tavolino che ha già montato la Valeria. Boom. Ok, tovaglietta già pronta. Perfetto. Oh no. Cos'è? Una tazza. Questo regalo di mia sorella per Natale. Valeria and Alex insieme. Qua c'è scritto che siamo insieme dal 2015. In realtà non è vero. Dovrebbe essere dal 2016. Però sono dettagli. Mia sorella ha voluto regalarci un anno in più. Cremina check. No. Ah, 4-5 biscotti di solito. Quindi abbiamo 2 grammi e mezzo di zucchero per ogni biscotto, 5-10, 12,5/15. Puff. E beh, mangiamo anche questo, dai. Dai, fatti i cazzi tuoi un po', no? Salute. Che buoni i miei capelli. Allora, parliamo di cose serie, ragazzi. Secondo voi andiamo in Spagna o andiamo a Dubai? Fatemi sapere nei commenti. Ah, qua abbiamo finito. Cazzo. Allora, parte della routine di queste giornate sono quelle di andare a fare una passeggiata con Bailey. Eccola, eccola. Qua si sente molto ormai l'olezzo della primavera. L'olezzo della primavera penso che non sia un termine corretto, però mi piace. Ah, facciamo la premessa, io sono molto ignorante in materia. Comunque questo è una pianta di olivo. Secondo voi quante centinaia di anni ha questa pianta? Devo dire che mi sento fortunato comunque essere in sto posto. È abbastanza unico nel suo genere. Le restrizioni comunque meglio qua che non in città. Penso che impazzirei a stare di nuovo bloccato dentro quattro mura. Quindi bene così.
Vediamo un po' se quanto ascolta Bailey. Ok. Bailey? 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 Ah, allora vieni. Brava. Bene, bene. Almeno inizio ad ascoltare un po'. Perché non lo sapesse, noi abbiamo adottato questo peluche 4 settimane fa, 5. Non di più, quindi lei è cresciuta in canile, quindi è tutto ancora abbastanza nuovo. Deve fare ancora esperienze, di sicuro stare qua isolati non aiuta il cane. Però non posso farci niente in merito, o anzi sì. Perché ragazzi, parliamone un po' mentre ci siamo, mentre facciamo questa passeggiata assieme. Abbiamo scelto i Valeria, visto che hanno prolungato fino al 30 aprile con queste restrizioni. Abbiamo scelto che faremo altro, quindi ci sposteremo, però non voglio anticiparvi troppo, però almeno abbiamo l'opportunità di fare qualcosa. Comunque, vedrete nei prossimi video. Non vedo l'ora, ragazzi, di guardare sti video tra magari 6 mesi, un anno, 2 anni e dire: caspita, ma veramente ero bloccato in un campo perché non potevo spostarmi. Ma davvero. Spero di fare sto sorrisino un po' più ampio anche. Detto sinceramente, tra me e te che stai guardando questo video, mi sono rotto abbastanza le scatole. Mi manca un po' quel profumo di libertà, di andare dove vuoi, quando vuoi. Siamo tornati al campo base. Comunque è molto bello, più lo vedo. Per chi non avesse visto i video precedenti, abbiamo riverniciato tutto il van all'interno circa 2 mesi fa. E ogni volta che ritorno al van comunque di sto colore mi fa un bel effetto. Adesso mi metto con il telefono che dobbiamo organizzare i giorni seguenti. Come anticipato prima, abbiamo delle novità sulle quali lavorare, quindi dobbiamo organizzarci un po'. Cosa facciamo durante questo momento della giornata? Di solito prendiamo il computer o il telefono e ci mettiamo per un paio di ore a lavorare ai nostri device. Sono angustiato. Amore, sai cosa vuol dire essere angustiato? È quello stato d'animo che mi sta avvolgendo in questo momento. Vi ho fatto vedere più o meno quello che è la mia mattinata, o quello che è stato per queste 2 settimane intense all'insegna dello svago più totale. Quindi facciamo un recap della situazione. Nel prossimo video non mi troverete più in questo accampamento, per fortuna. Per quelli che sono nuovi al canale, se avete domande, curiosità, idee, video sulle quali vorreste vedere qualcosa in particolare, tengo a far crescere questa community in base a quello che volete vedere voi, non quello che interessa a me. Utilizzo proprio questa piattaforma social per creare video che sono un po' più lunghi. Oddio. Per creare video che sono un po' più lunghi, a differenza su TikTok, dove sono video da 10-15 secondi, tutto compresso in poco tempo. Quindi stamattina vi ho fatto vedere più o meno quello che facciamo. Non vedo l'ora di farvi vedere qualcosa di più, oltre che stare qua accampati. Di solito abbiamo uno stile di vita molto più intenso. Well. Bene, lasciate un like e registratevi. Aiutatevi a far crescere questa community dei van lifer, se così possiamo definirci, o di barboni, zingari, come qualcuno vuole precisare ogni tanto sui social. Però questo è quello che facciamo noi di solito. Ragazzi, buona giornata, ciao.